siamo nel liceo di scienze umane e abbiamo grandissima gioia da condividere che la presenza del giornalista, autore del libro Il coraggio è una cosa, il dottor Danilo Ferrari. Danilo. E questo sottolinea la grande amicizia che c'è da 5 anni tra Danilo e Pita 21 Enna. Danilo è stato presente nella prima uscita Vita Pubblica di Vita 21 Enna, che è stata la giornata che abbiamo condiviso ad Alchemisa in occasione della presentazione di un libro che si intitola Nessuno è escluso. E Danilo, con la sua testimonianza, ci racconta ogni giorno, ogni volta che sta insieme a noi, che nessuno deve essere escluso dalla possibilità di conoscere veramente quello che è il valore della persona al di là delle proprie apparenze. Ecco, se devo dire qualcosa riguardo la conoscenza, che è uno dei doni più grandi che io abbia ricevuto nella vita di Danilo Ferrari, è proprio questo. Mi piacerebbe anche se la sua voce, che è la professoressa Maria Stella Accolla, ci dicesse qualcosa. L'occasione di incontrare i ragazzi, grazie alla festa del libro, è un arricchimento straordinario per me. Tempo, sempre, io starei con loro sempre. Purtroppo devo limitarlo a questo periodo della festa del libro. Ma parlare è importante, conoscere per i ragazzi è importante, vedere chi sta dietro a queste parole, perché le parole non dicono niente. Bisogna collegare le parole a chi le dice, all'esperienza di chi le dice. Le parole devono servire come strumento per raccontare emozioni, per raccontare. Ecco, allora le parole per te dovrebbero servire per raccontare vita vissuta, vita, corpo, devono essere il sostituto della pelle. Ciò che la pelle non può dire, dicono le parole, e solo questo devono dire, vedere, parlare. Ci deve essere un'immagine reale dietro ogni parola, perché altrimenti non servono assolutamente a niente. Leggere il libro e incontrarlo di persona sono completamente due cose diverse, perché dal libro noi lo immaginiamo, lo vediamo in un altro volto, invece averti qui è un'emozione a mille ancora di